Rispondi alle emozioni. Parlavo con Cinzo questa mattina prima del corso. L'old brain è molto, molto, molto legato alle emozioni. Vi faccio un esempio. Probabilmente, voi vi ricorderete molto di più una passeggiata fatta con vostro padre, con vostro fratello, col vostro fidanzato, piuttosto che avete fatto 10 anni fa, piuttosto che quello che avete mangiato ieri. Perché? Strano, no? Dovrebbe essere molto più facile ricordare quello che avete mangiato ieri, piuttosto che ad un evento successo 10 anni fa, eravate sulla spiaggia, vostro padre tirava i sassolini in acqua e faceva quei tanti salti sull'acqua. Perché una cosa si ricorda più dell'altra? Perché ci è rimasto impressa, perché ha creato in voi un'emozione fondamentalmente. Quindi talvolta, anzi non talvolta, sempre, quando comunicate, siate emotivi, non siate puramente razionali. Anche creare una spirito saggio, un colpo d'ironia, anche quello serve a creare un'emozione, piuttosto che mettersi là. Allora, oggi facciamo neuromarketing e facciamo come si conquista la mente. Questo non è comunicare, questo è blaterare fondamentalmente. Ti porto il microfono. No, perciò dicevo la satira è molto, per un verso temuta, per l'altro efficace, visti i recentissimi fatti di Parigi. Perché creano delle emozioni, è visiva. Allora, andiamo adesso un attimo alla comunicazione pura e nuda nuda lo posso dire. Okay, no, basta non dico che cos'è la nudità, diciamo così. Basta che non facciamo vedere immagini. Ok, benissimo. Allora, cerchiamo di schematizzare un po', perché ci serve anche schematizzare per ricordarci meglio le cose. Per comunicare in maniera efficace, in generale, il neuromarketing ha 4 passaggi. Uno, diagnosticare la frustrazione, e cioè il pain. Differenziare le soluzioni, e quindi il claim. Dimostrare il vantaggio, il gain. E dirigere il messaggio all'old brain. Ho scelto queste 4 parole, si scelgono queste 4 parole, perché sono più facili anche da memorizzare, come una sorta di cantilena. Pain, claim, gain, old brain. Questa, la rima fondamentalmente, aiuta il cervello a memorizzare meglio, perché diventa in qualche modo come se fosse familiare, diciamo così, la parola rispetto all'altra. Cominciamo dalla prima e più importante cosa in assoluto, diagnosticare la frustrazione. Chi di voi ha fatto marketing? Qualcuno ha fatto marketing in qualche modo? Tutto. Bene, non serve a niente il marketing, lo dico subito. No, sto scherzando, serve, ma va approfondito. Va sviluppato secondo una nuova teoria dell'uomo che nel marketing manca totalmente. Nel marketing si parla di target, una delle parole che odio di più in assoluto nella vita, il target, come se le persone fossero tutti dei bersagli, come se te e te che avete la stessa età fosse la stessa persona. Questo è un errore gravissimo che il marketing ha compiuto e compie nel corso degli anni. Il neuromarketing invece si occupa delle persone e si occupa di una cosa fondamentale, che è la frustrazione, che è il bisogno inconscio o frustrazione, e che unisce le persone non più in target, ma in quello che si chiama, con una parola molto più bella, che è il cluster. Il cluster è come se fosse una sorta di insieme di persone che hanno i stessi bisogni. Beh, lo vedremo tra un po' meglio. Allora, diagnosticare il pain, andiamo in questo settore. Dean Rusk, che è un segretario di Stato americano, dice: uno dei migliori mezzi per persuadere gli altri è attraverso le vostre orecchie, cominciando ad ascoltarli. Allora, troppo spesso noi facciamo un errore molto grave, io credo, nel senso che noi parliamo e sentiamo le persone, ma non le ascoltiamo. C'è una differenza enorme tra sentire e ascoltare. Quante volte vi capita di parlare con delle persone e vedete che dall'altra parte voi parlate, ma non c'è un reale ascolto? Io credo, prima con alcuni di voi durante la pausa abbiamo parlato un po' anche delle tipologie umane, ho fatto, diciamo così, le analisi di alcune persone, e alcuni di voi hanno detto: ah, hai fatto il ritratto mio, tipo Valentina, ha detto: ah, mi hai analizzato perfettamente. Non c'è niente di magico in quello, oppure anche con Donatella ne ho parlato prima. Non ho fatto niente di magico, è semplice osservazione e ascolto. L'ascolto e l'osservazione sono due facce della stessa moneta. Ascoltate gli altri, cercate di capire gli altri, è la prima strategia di vendita. Purtroppo noi siamo sempre portati a vendere immediatamente. Abbiamo un bel prodotto, questo è il bel prodotto, compratelo. Questo è il concetto del marketing sbagliato. Vi faccio vedere un bel marketing classico, promuove le caratteristiche del prodotto o dei servizi da vendere. Quindi questo è il brutto, la cosa che a me non piace del marketing. Quello che invece mi piace è promuovere le soluzioni capaci di allevare la frustrazione. Scusatemi che ho una Z veramente orribile, ma purtroppo sta là. Cerco sempre delle parole dove non ci sono Z, ma purtroppo il mondo è pieno di parole con la Z. Comunque,
Vuole rispondere? Tranquilla. Avete visto il film Wolf of Wall Street? Qualcuno di voi l'ha visto? Bene, c'è la scena della penna, una scena classica di marketing. Chi di voi non l'ha visto, è anche meglio, così capisce un po' meglio la scena. Guardiamo un attimo questa scena, cerchiamo di capire, perché questa è una scena bellissima di neuromarketing. Vendimi questa penna. È una penna speciale. Male. L'incertezza, ok, è insicuro. Non è però, non è tanto quello, tra l'altro. Come? Crea un bisogno, dici. In che se, analizziamo meglio. Lui ha la penna e dice: questa è una penna, una bella penna. Cosa che non funziona? Che sia bella, a te non importa. Ok, allora andiamo avanti, vediamo un attimo gli altri come reagiscono. Non c'è? Ok. Allora, sai cosa hai fatto? Hai parlato a un bisogno. Tu hai bisogno di disegnare, fondamentalmente? Ok, prendi la penna. Ok, vediamo. Ma se io sono scettico e non so se tu mi conosci, allora, qual è la penna per me? Tu che penna venderesti a me? Una penna che si scrive da solo, praticamente, una penna dinamica, che non riesco neanche a tenerla in mano. È interessante ma è pericoloso questo ragionamento. Libera. Se provassi a vendere, cioè a dare una sensazione, tipo dire è calda. Ah, una cosa erotica. No. Non in quel senso, cioè è calda o è sì. Domenico, non è erotico, posso, non ho detto niente. Una sensazione, un'emozione. Secondo voi funziona questa penna è calda? Questa penna è bella al tocco, possiamo anche sì, dire. Puoi portare sempre con te. Bella, è il tuo amico. Questa penna sarà il tuo amico. Lo porti a spasso anche. Però è simpatico come cosa. Con questa penna potrei dire quello che vuoi, potrei comunicare con chi vuoi. L'Old Brain ci crede a questo. Un giorno dovrai firmare qualcosa e non avrai una penna per farlo. Allora, stai parlando però al futuro, Nunzia. Stai parlando al futuro. E il futuro non funziona molto bene con l'Old Brain. È una visione. È la visione, vedremo, non funziona bene. Allora, lui dice, non c'è il microfono, dice, lui direbbe semplicemente ti serve una penna? E se non mi serve in quel momento? Ti colpisco col colore. Ti può servire? Andiamo avanti, vediamo un attimo. Molto interessante, siete una, lo dico non per dire, ma siete una bella classe veramente. Di solito quando faccio questa domanda sarà il silenzio assoluto oppure cose assurde. Invece sono uscite cose interessanti. Mi piace moltissimo questa penna, sarà sempre con te. È una cosa che mi fa tenerezza, ma quasi me la prenderei sta penna, perché è pure che è calda, è bello, però il fatto che viene sempre con me... Io ti costa poco, non tutte le persone vogliono qualcosa che costa poco, no? Noi siamo pensati a pensare che il costare... Cioè, stai vendendo una BIC, non stai vendendo una... Però se in quel momento io non ho bisogno della BIC, loro non vogliono prendere appunti, quindi in quel momento a loro la penna non serve. No, per me è la preziosità. La preziosità. Cioè, comunque, questa è la penna, che fa scrivere delle cose che... Lei ha un bellissimo tono, mi ha quasi convinto a comprare la penna. Non, voi non potete vederla, ma la signora che ha... No, ti chiama, ti do del tuo così. Stefania... L'emozione, si mette, questa è la penna. Che... Quello è giusto. Però ti stai concentrando molto sulla penna, molto sull'oggetto. Quindi se io non ho bisogno di quell'oggetto, se non ho una necessità vera di questo oggetto, non la prenderò questa penna. Per quando tu mi hai persuaso, forse ti inviterò a uscire, ma non prenderò la penna. È così bella, dice Vito, no, mi ricordo, è così bella che me la tengo per me e non te la vendo. Io posso anche dire tienitela, la penna. Vengo col microfono così facciamo una cosa più professionale. Ma dicevo, bisogna creare la necessità in quel momento per utilizzare la penna. Ti chiami, scusa? Vincenzo. In quel momento. È una cosa molto giusta, tu sei... dal niente. Molto bene, andiamo avanti. Vincenzo ci ha detto una cosa. Lo so, così fai pure un po' di... No, non volevo dire questo assolutamente. Sentiamo dietro. Stai andando calda la penna. E se stesse... Si sente pure, basta alzare un po' la voce. È lo streaming, dicono che è lo streaming.
E se stesse focalizzando l'attenzione sulla penna per in realtà vendere se stesso? Come sei filosofico. Ma è interessante quello che dici, però non è... Io devo vendere la penna, facciamo andiamo alla penna. Però è interessante quello che dici da un punto di vista di psicologia. Donatella. Io direi, è quello che ti manca. È quello che ti manca, però... Oppure... Okay. Oppure praticamente è la cosa che ti serve per essere a posto, insomma, per essere completo. È vago. Vediamo un attimo. Tu l'hai visto Wolf of Wall Street, Vincenzo? Io sì. Sì, l'hai visto. Ok, perfetto. Vediamo adesso la soluzione, diciamo così. È un bisogno immediato, una frustrazione, attenzione, non il bisogno. Perché il bisogno è legato, noi siamo legati a questo concetto del bisogno, un concetto razionale. Io ho bisogno di una penna, fondamentalmente, per scrivere qualcosa. Allora, voi avete risposto bene in quel senso. Cioè creare, dire, questo ti servirà per fare quello, ti servirà per quello, la porti sempre con te, sarà calda, sarà... Ti dichiara la penna? Ora è calda davvero, comunque. Te l'ho riscaldata ben bene, diciamo. Quello che fa lui, invece, è creare una frustrazione. Nel senso, io in quel momento non posso fare qualcosa che vorrei fare. E ti do quello. La frustrazione è un bisogno non soddisfatto, non ancora. Perfetto. È lo spazio che ci divide tra l'ideale e l'attuale. Cioè tra quello che io vorrei e quello che ho in quel momento. Quello è la frustrazione. La frustrazione è quella di Miriam, per esempio, che vorrebbe fare un corso del genere, che mi ha chiesto prima, come esiste un corso del genere, ma questo corso non esiste. Se io andassi da lei, un corso universitario, se io andassi da Miriam e dicessi, Miriam, c'è questo corso a Trani, sul neuromarketing, costa sì 5.000 euro al mese, però è un corso esatto per quello che serve a te in quel momento. Lei farà di tutto per trovare quei 5.000 euro all'anno per andare in quel corso. È così, perché lei ha una frustrazione in quel momento. E se io sono lì per alleviare quella frustrazione, gliel'ho venduto. Questa è la bellezza del neuromarketing. Capire la frustrazione, vendere il prodotto, l'idea, la cosa giusta in quel momento. Quante volte capita, ora vi faccio un piccolo scarto per farvi capire come il neuromarketing è in tutto nella vita. Quante volte capita che una ragazza o un ragazzo si fidanzeranno con il proprio migliore amico? Tantissime volte capita, semplicemente perché in quel momento quella persona allevia le sue frustrazioni, è la persona che lo ascolta, e le donne vogliono essere ascoltate, attenzione, gli uomini altre cose, ma le donne vogliono essere ascoltate. Allora, quando la frustrazione viene alleviata, io trovo nella persona che me l'allevia, o con colui che mi vende, trovo in lui esattamente la persona da amare, tra virgolette. Guardate quanto è bella questa pubblicità dell'Audi, e cerchiamo di capire qual è il pain che individua. Ora cominciamo a entrare nel vivo del corso, in cui analizzeremo pubblicità e messaggi comunicativi. Guardate questo. Secondo voi, perché può essere efficace una pubblicità del genere? Cominciamo ad analizzare un attimo i messaggi, perché voi dovete nella vita, se volete fare comunicazione, se volete vendere qualsiasi cosa, dovete sapere come organizzare un messaggio. Questo qua, cominciamo a questo spot qui, cerchiamo di capire qual è il pain che individua e se lo fa bene, se poi risponde bene. Allora, chi compra una macchina? Perché compra una macchina? Per trasporto. E questo è un bisogno. Mobilità, e questo è un bisogno. Non sono frustrazioni legate alla macchina. Io compro una macchina, quali sono le frustrazioni? Come, scusami? Sì, sì, una per status symbol anche. Questo ancora una volta è necessità. Ma la frustrazione legata alla macchina qual è? Ecco, uno dei primi, secondo una ricerca, perché poi prima di arrivare a un bruciato del genere si fanno milioni di ricerche, o meglio, ricerche ma fatte bene, anche soltanto una. Per esempio, una delle frustrazioni più alte che emerge in chi vive in città, perché questa è una macchina da città, non è una macchina da campagna, non è una macchina da paese, è una macchina da città. Allora, è già diverso, no? La persona che vive in paese, la persona che vive in Scozia, la persona che vive a Tokyo, la persona che vive a Barletta, la persona che vive a Giffoni Valle Piana. Ognuno di loro esprimerà non solo bisogni diversi, ma essenzialmente frustrazioni diverse. Perché se io abito a Giffoni Valle Piana, la mia frustrazione non è il parcheggio, perché ce n'è ovunque. Se abito a Barletta, probabilmente, e abito al centro di Barletta, la mia frustrazione è diversa. E quale può essere, rispetto a chi ha la macchina? Il parcheggio. Allora, io che ho la frustrazione del parcheggio, in questa macchina trovo la mia soluzione. Trovo, anche se in maniera... Anche se il messaggio è un po' paradossale, però cosa ti dice questa... Cosa ti dice? Qual è il messaggio di questa pubblicità? È funzionale, qual è? Quindi è facile. Però qual è il... Però non è quello il rispetto alla macchina, questa macchina, che macchina è? Semplifica la vita. Perciò, nonostante sia così grande, ha
Perfetto, ma cosa sta parlando? Di abilità del parcheggio, ma diceva lui, perché lo streaming è un SUV, quindi è una macchina molto forte, ma che ha anche possibilità di parcheggio. Ma qual è la caratteristica di questa macchina? Vedete, allora, vedi com'è bello la parola mai per l'old brain, non avrai mai un problema. Già questo ha eccitato l'old brain, ma... Sì, però la macchina, che macchina è? Le prestazioni che fa? La maneggevolezza. La frustrazione di chi compra una macchina grande è che poi sia ingombrante, no? Che non sia che è difficile da portare. Allora il pubblicitario che è intelligente dice, non ti dice perché. Se il problema fosse soltanto il parcheggio, ti venderebbe la Smart. No? Ti venderebbe la Smart che entra dappertutto. Invece qua ti dice un'altra cosa, il messaggio di sottotesto è questo. Compra una macchina potente, forte, grande, ma che allo stesso tempo è maneggevole, è comoda, è facile da portare. Questa è la grandezza di questo messaggio. Perché sta parlando di una frustrazione. Qua, in questa pubblicità, vedete, fateci caso. Non parla di un messaggio del genere. Scusa. Come, scusa? Quel messaggio non colpisce perché è una cosa impossibile. Cioè, razionalmente, non capi... una macchina non la metti così, quindi che senso ha? Cioè, a livello di subconscio, però, ti dice che. È un bluff per me. Cioè, non è un. Cioè, ti vende una cosa che in realtà tu non puoi fare razionalmente, io dico. Brava, razionalmente, perché tu non hai, perché a livello di inconscio non c'è questo non c'è questa frustrazione per te. Però mi convince, perché ovviamente hai però per esempio convince, può convincere Piero, mi dice che è maneggevole. Io nei fatti so che non potrò fare quello che posso fare. Non è una pubblicità. Non è questo problema, perché te hai scavalcato la parte old brain, perché non l'ha preso l'old brain, quindi non avendo preso l'old brain, parla la parte razionale. La parte razionale tua dice non è possibile una cosa del genere. Mentre invece ad un altro, anche per esempio tramite l'ironia, lo ha agganciato. E una volta che lo ha agganciato, gli parlerà. Ora voglio dirvi una cosa, la base di quello che sto dicendo in questi due giorni. La pubblicità non serve a vendere immediatamente un prodotto. Dimenticatevela questa cosa. Non è che vedete questa pubblicità, ora andate all'Audi a comprarvi la macchina. Non è quello. Serve ad agganciarvi. Serve a tenere. E tra l'altro. Come, scusa? La pubblicità della Müller. Fate l'amore. Sì, ti piace. È giovane. No, a parte scherzo. Poi quella anche quella sarebbe interessante da analizzare con la pubblicità. Serve ad agganciare. Però attenzione, un'altra premessa devo fare. Non tutti i messaggi agganciano tutti. Attenzione, non esiste il messaggio straordinario che aggancia tutti. No, a chi avrà quella frustrazione sarà agganciato, chi non l'ha non sarà agganciato. Lei non sarà agganciata. Non è una macchina femminile. Brava, bravissima Nunzia. Non è una macchina femminile. Dipende anche dal soggetto. Dipende solamente dal soggetto, non anche dal soggetto. È una scena di marketing, assolutamente. Scusami Vincenzo, dimmi. No, io non ci sono stato nella prima parte della giornata, probabilmente l'avete già affrontato, però la mia domanda, anche in merito a quelle che sono le ultime riflessioni, se io dovessi vendere un prodotto ad una persona che ho di fronte, e quindi non come una pubblicità che la possono vedere tutti quanti, come faccio a capire la necessità di quella persona? Però ok, prima dicevi ascoltandola, però non è che io posso conoscere tutta la vita, in due secondi io dovrei conoscere già il tutto, quindi domanda. Come si fa? Bravo Vincenzo, questa è una grandissima domanda e la risposta è sempre quella, è quella che do sempre quando faccio questo corso. Devi imparare, è una specie di esercizio continuo, ad osservare le persone. Devi imparare, perché io guardandoti Vincenzo so molte cose di te, che tu non mi hai detto perché ieri non abbiamo parlato, ma io so tantissime cose di te. Anche il tuo anticonformismo, per esempio, è una delle caratteristiche che ti individuano. Io se parlo con te, non parlerò allo stesso modo in cui parlerò ad un'altra persona che sta in questa sala, perché con te dovrò stimolare certe parti del tuo modo di essere. Tu, per esempio, hai una forte caratteristica cerebrale, una forte caratteristica rigida. Tu sei uno che vuole capire le cose, non gli devi dare per scienza indotta, ma tu tendi a mettere in discussione qualsiasi cosa le persone ti dicano. E lo sei sempre stato così da piccolo. Io non ti conosco, però tu sei così, lo metto la mano sul fuoco, sei così. Quindi prima di convincere te, io devo convincerti razionalmente che sto per darti qualcosa. Perché tu sei un cerebrale, non sei un emotivo. Quindi allora, la soluzione qual è? Non ce ne sono altre. Qualsiasi cosa vi si dica, secondo me è sbagliata. L'unica cosa è imparare quotidianamente ad osservare le persone. Quotidianamente farsi un'analisi psicologica, comportamentale, dei gesti delle persone. Per esempio anche la tua gestualità in questo momento è diversa rispetto a quella di Mino. È diversa. E quindi. Sempre con la P. Ah, Pino, perdonami, non sentivo proprio. Perché è la voce molto bassa. Io. Quindi Pino e Vincenzo in questo momento esprimono modi diversi di essere. E quindi il modo in cui io comunicherò con loro è diverso, logicamente. Perché lui è una fase di. Vabbè, è lunga adesso. Però. Posso farti una domanda? Sì. Se alzate la voce, abbiamo alzato il volume. Ah, perfetto. Grazie, benissimo.
È chiaro che nella vendita, quando c'è un unico soggetto di fronte, sì, cerchi di leggerlo, di capire, fare. Ma quando, nel caso nostro, e siamo fotografi, diciamo, parla da tante persone, una coppia, mm-hmm, probabili marito e moglie, oppure negli acquisti in generale, ci sta un gruppo. Tanto scegli la donna. E questo è la donna che dice. La donna è, se ci fate caso, sempre di più la pubblicità si sposta per molti versi verso la donna come tipologia di consumatore, perché la donna, anche questo ripeto, sono discorsi molto interessanti e molto lunghi, però se la dovessi fare ti do una spiegazione un po' più scientifica, diciamo così, perché detto così è immediata la mia spiegazione alla donna. La coppia esprime una dinamica, quando vengono a parlare con te, semmai, anche nel primo incontro, tu se ti metti lì, li fai parlare molto, capirai dopo un po' chi nella coppia prende le decisioni. Ma ci metti 20 secondi, se non di più. Anche la donna, volte la donna. Cioè, anche non... Sì, ma parlare anche di tipologie, qua possiamo stare anche 20 ore, perché ogni incrocio di tipologia ha una sua dinamica. Mi dispiace non poterlo fare, però sì, è molto complicato. Col dominante devi far scegliere a lui, non devi essere tu. È tutto molto complicato, però è tutto molto bello se uno si comincia ad appassionare a questa materia che è quella dell'uomo, fondamentalmente. Però io vi prego, in ginocchio, se qualsiasi mestiere vogliate fare nella vita, non dimenticate di studiare gli esseri umani, perché qualsiasi cosa, tranne se lavorate alla catena di montaggio, probabilmente lì non è che serve più di tanto sapere come funzionano gli uomini, però se volete fare un lavoro che va nella direzione, come? Ma i colleghi sì, senza dubbio, ma se volete in qualche modo fare un lavoro che ha a che fare in qualche modo con la comunicazione, studiate l'essere umano, prima di neuromarketing, prima di marketing, prima di tutto l'essere umano. Questa, vabbè, facciamo a volo perché questa è un po' complessa. Questa pubblicità di un tosaerbe, quale pene individua? Le scarpe. Cosa sta raccontando questa pubblicità? Un uomo di nastro. No, raccontami un attimo che cosa sta. Qual è il pene che individua questa pubblicità? L'erba alta. L'erba alta. Eh sì, questa è la prima cosa, l'erba alta. Però un'altra cosa sta individuando. Questa pubblicità è un po' più. Un percorso, questa è una pubblicità molto più per uditivi che per visivi. Perfetto. È una traccia audio. In quel momento lui sta rasando il prato, ma sta rasando anche una traccia audio. Cioè, che significa? È silenzioso. Tu sei un visivo, quindi non sei molto uditivo. Perché? Qual è la frustrazione di chi compra un tosaerba? Il caos. Però andiamo ancora più nello specifico. A chi si rivolge questa pubblicità? A che tipo di persona si rivolge? A chi sei in campagna che vuole sistemare il tranquillo. Allora un attimo, Maria dice una cosa. Maria ha detto una cosa, attenzione perché questo è interessante. Maria ha detto si rivolge alle persone che vivono in campagna. Secondo voi è vero o no? No. Perché non è delle persone che si rivolgono? Perché non è per chi vive in campagna? Perché il giardino. Parlate ad alta voce, mi raccomando, una alla volta, un'alta voce. Chi ti vuole parlare? Anche senza mano, ma sono abituati comunque a vivere nel verde, quindi per loro non è disagio. No, ma non la frustrazione non è legata all'erba. Il rumore. Bravo, non devi dar conto a nessuno. Una delle frustrazioni di chi ha il tosaerbe, non so chi di voi usa il tosaerbe, ma chi lo ha, Michael, lo usa, noi questa piacere. Pubblicità non la capiamo perché non abbiamo questo tipo. Bravissimo, non avete questo tipo di frustrazione. Sì, non avete questa frustrazione. Sì. Questo qui, immaginate la tipologia di persona che rappresenta quell'uomo. Che tipologia è? Fatevi un quadro. Casa col giardinetto. Casa col giardino dove? In una zona residenziale. Bravissima, villette a schiera. Sì. Questa è la persona di villette a schiera. Come è vestito, da campagnolo? No. È vestito dalla tipica persona da villette a schiera che la domenica mattina si alza e va a radere il prato. E semmai gli altri devono vederlo. E quindi il tosaerbe è molto chic, molto cool, molto glamour ed è silenzioso. Quindi gli altri non sta dando fastidio. Tranquillo, brava. Non c'è, perché tu immagini il tuo cyber tu e dopo un po' il morbo di Parkinson. Perfetto. È molto facile da utilizzare anche, no? Dice questa. Allora vedete la pubblicità come diventa interessante, perché parla la frustrazione, non il bisogno. Il bisogno qual è? Tagliare l'erba. Allora chi ha il bisogno compra il tagliaerba. Ma attenzione, il bisogno è la prima cosa, ma qua sta dicendo un'altra cosa, lo dice che tu che compri il taglierbe, che vivi in una veletta a schiera e che ogni domenica mattina dovrai radere quel prato, avrai bisogno di qualcosa che non sporca tanto, che non fa molto rumore e che è chic. Che non è un taglierbe qualsiasi.
che non tagli albero qualsiasi. Ora, perché non ora voi siete pubblicitari. Siete... Prego. Voce. La sensazione che mi dà questa pubblicità è che è vincente perché tocca a tutti i canali. Io mi sento anche rilassata, cioè diventa piacevole come lavoro, sembrerebbe da quello che si vede, eppure è una cosa odiosa tagliare. È vero. Invece l'aspetto anche c'è l'estetico, cioè il piacere di vivere Mi ricordi il tuo nome, scusami? Marilu. Marilu, tu probabilmente sei anche una persona cinestesica, tra l'altro forse sei una di quelle persone che quando ascolta, che quando sente un profumo riesce a farsi un quadro di quel profumo che ha sentito, probabilmente. Le persone cinestesiche hanno, probabilmente in questa pubblicità, prenderanno più rispetto ad altri, rispetto al fatto della rilassatezza, per esempio, o della morbidità dell'oggetto. Però cosa vi dice, ora andiamo avanti, ma cosa vi dice questa pubblicità? Che, anzi, vi voglio fare una domanda prima di andare avanti. Voi dove la mettereste questa pubblicità? Voi siete pubblicitari, dovete scegliere anche quali sono i canali. Dove la piazzereste questa pubblicità? Una zona residenziale. Ok, ma se doveste scegliere un magazine o un quotidiano? Quotidiano o magazine? No, magazine. Quotidiano no, perché? Perché è quello che non... Però anche un quotidiano economico, sì. Un quotidiano. E poi molte volte... Non si può apprezzare, questa è una pubblicità graficamente molto, molto raffinata. C'è una stampa diversa. Che tipo di magazine scegliereste? Giardinaggio? Giardinaggio? No. Io l'ho trovata da un'altra parte questa pubblicità. Design? Può essere? Design, sì. No, sì o no? Ah, quegli inserti sì che fanno. Perché? Scusami, ripeti il tuo nome? Anzi, mi dici. Fabio, perché là? Beh, perché va comunque a colpire una classe mediamente borghese, no? Però attenzione, tu stai parlando... Allora, attenzione, è bello quando si dice qualcosa che non è del tutto esatto, perché ci permette di poi correggere. Ma Fabio sta dicendo qualcosa che è tipico del marketing classico, cioè del target. Il target è quello della medio... Non è un problema di target, è un problema di cluster, è un problema di bisogni, di frustrazioni. La frustrazione di queste persone è diversa dal bisogno di avere il taglierbe. Sì, design di postarci. Perché per esempio forse il Viva Sport. Sportwick, sì. Quel tipo di magazine comunque va a interagire con appunto persone che ci tengono al fitness, all'aspetto fisico. Allora avere quel tipo di taglia è comunque. In questo senso allora ci sta, in questo senso ci sta. Anche? Qualcosa a che fare col design, come abbiamo capito, raffinato, elegante, infatti ci sta. Ci sta assolutamente. Tu la metteresti da pubblicitaria, la metteresti anche lì? Quella, come si chiama? Quella delle auto. Sì, delle auto. Sì, tecnologia, perché... Io lo metto su una rivista di architettura, perché non so perché, meglio va in un terrazzo che un palazzo 200 piani su quell'immagine. Caspita, sei un visionario. No, però è interessante. Poi vi dico dove l'ho trovata questa pubblicità e vi lascerò un attimo... All'Ipercoffee. No. L'ho trovata su Rolling Stones. Su Rolling Stones. È una pubblicità intelligente, è una cosa intelligentissima, perché chi legge Rolling Stones si presuppone che sia un ascoltatore, uno che ama molto la musica. Chi ama molto la musica in generale è un uditivo. Allora questa pubblicità colpirà tantissimo gli uditivi, i quali riconosceranno immediatamente quella è una waveform, non un semplice prato che viene tagliato. Questo è un modo molto intelligente di pensare alla persona dal punto di vista biologico e neurobiologico. Sì. Permette anche di prestare maggiore attenzione. Assolutamente, non è per assurdo, anzi, è una valorizzazione. Il contesto diventa il messaggio, no, come direbbe McLuhan, in mezzo al messaggio. Allora, alla fine cosa dovete pensare? Che se dovete vendere un trapano, alla gente dei trapani gli interessa niente, la loro frustrazione è legata ai buchi. Quindi, come dice la slide, tutto quello che dovete fare quando vendete un trapano, ho messo il trapano per mettere il trapano perché mi sembrava interessante, un oggetto molto concreto, non è quanto è bello questo trapano, ma come ti allevi il problema rispetto al fare i buchi. Qual è questa la frustrazione di chi usa il trapano? Quale può essere? La corrente. La corrente? L'autonomia. Quella è una frustrazione. Allora ti faccio vedere nella pubblicità, semmai un contrasto, una persona che sta lì che non arriva a fare il buco per 2 centimetri e l'altro invece è bello tranquillo che trapana il muro. Questo è fortissimo, non è raffinata, ma è fortissimo di Old Brain, perché ti sto facendo vedere immediatamente una frustrazione
Io nella bruciata devo far vedere la frustrazione, ricordatevi. Questa è la cosa importante. Qualcuno sta dicendo qualcosa? Ecco, questa è la frustrazione tipicamente femminile, infatti. Hai detto una cosa da donna, giustamente, per quello ho messo quello. È il peso, è una frustrazione per la donna. Il foro, come... Il foro che non è preciso, allora io faccio della frustrazione a questa persona che ha fatto una groviera in casa, no? Vedi una persona in America bellissima di questo muro come fosse una sorta di formaggio e questa terra distrutta. Ti ho fatto vedere non quanto è bello il mio trapano, ti ho fatto vedere cosa ti succede il pain. Ora facciamo un bel esperimento insieme. Un esercizio che voi conoscete Domino Spitz? Andate pochi in America, si vede. Che lì va bella forte il Domino Spitz. Domino Spitz è la catena più importante in America di pizza a domicilio. Alcuni anni fa Domino's Pizza ha creato uno slogan che è diventato il loro martello, diciamo così, che ha fatto sì che Domino's Pizza diventasse la numero uno tra tutte le pizze a domicilio. È partito da pochi negozietti, adesso se andate in America c'è una bellissima applicazione sul computer che ti permette di creare la pizza con un'animazione, una cosa fantastica. Straordinario, ti dice dove sta, come si chiama il pizzaiolo che sta facendo la pizza, tu gli mandi messaggi per invogliarlo a fare le cose, è una cosa pazzesca, però. Solo i magici americani possono fare questo. Secondo voi, ora insieme capiremo qual è stato questo slogan, lo creiamo insieme, ma secondo voi qual è la frustrazione di chi vende deve vendere pizza a domicilio? Di chi deve vendere? Anzi no, non di chi deve vendere, di chi deve prendere, chi la ordina? Qual è la frustrazione? Tempo. Vi parlo di una ricerca e poi vi parlo di uno slogan, quindi vi do dei dati, non sto parlando. Però cercate un attimo di pensare American Way, non pensare all'Italia, pensate all'America. Il tempo che si aspetta in pizzeria, che cos'è questo? Un bisogno o una frustrazione? È frustrazione. No, è un bisogno questo. Nel senso, io ho bisogno di avere una cosa a casa perché mi annoio di andare in pizzeria, giusto? Tu ordini per quello? Sì, per quello. Perché ti annoia andare lì a fare la fila, metterti la piove, la sera, lampi, neve ultimamente qui a Barletta. Quindi io prendo. Allora, questo è un bisogno, non è ancora una frustrazione. Qual è la frustrazione? Io sto a casa, devo chiamare la pizza, incomincia dentro di me, anche se non lo so, inconsciamente, a salire la frustrazione. Cercate un attimo di immaginare una cosa, il contesto. Chi è che ordina la pizza a domicilio? Cercate di immaginare la scena. Un individuo che? Un triste, un orso? Non tanto, se ci fai caso. Sei d'accordo con quello che dice Giovanni? Una serata in compagnia, ecco. Nella maggior parte delle volte, chi ordina pizza a domicilio è per una serata in compagnia. Questo anche dalla ricerca di Domino's Pizza emerge. Allora, la gente è in compagnia, sta per ordinare la pizza. Qual è la frustrazione che può nascere? Che non arrivi a tempo debito. Che non arrivi a tempo debito, ecco. Cominciamo ad andare molto molto vicini. Che significa non arrivare a tempo debito? Che siano troppo lunghi, attesa. Perfetto. Ok. Allora lo slogan quale può essere se questa è la frustrazione? Io creo il mio nuovo franchising qui a Barletta, devo vendere pizza a domicilio. L'errore. Andrea. Che sono atterrato col treno. Siamo in PT, così ne prende tutto. Andrea, che è poi bellissima Andrea, devo dire la verità. Anche Barletta. Sì, io ho visto solo Andrea. Quindi. Ah, ok, Barletta è bellissima. Trani anche so che è stupendo. Dove eravamo? Sì, frustrazione. Lo slogan, perfetto. Voi aprite una pizzeria ad Andria, dovete portare le pizze a domicilio, dovete fare il volantino, dovete cominciare a creare lo slogan, se volete vendere le pizze. Sono sotto casa tua. Sono sotto casa tua, subito da te. Ok. Tutta questa roba qua, Speedy Pizza, è già il nome, dice che è veloce, però attenzione, non abbiamo ancora alleviato la frustrazione di chi sta per fare quella telefonata. Però mi dà l'impressione che sia calda, poi se non è calda. Lo slogan bisogna stare attenti, perché se fai una promessa devi mantenere quella promessa. Come la vuoi? 7 minuti a casa. Come la vuoi? Sette minuti a casa, attenzione. Questa Pino dice una cosa interessante. 7 minuti a casa. Secondo me lo slogan è efficace, funziona, si può migliorare. Uno guarderà l'orologio, all'ottavo minuto già. Bravissimo. Nuova frustrazione. Io chiamo 7 minuti. Abbasso il telefono, da quel momento in poi la mia vita diventa un inferno per 7 minuti. Sarò là così. Tutti gli amici ti parlano, Mario, ma hai fatto? E io là, aspetta, sono da 5 minuti, 4, 7. Al 7° minuto sono talmente incazzato che la pizza non la voglio neanche più. Io almeno sono, questo è Mario proprio. Potrebbe dire, se non arrivo entro dalla regata.
Ti chiami? Giovanni. Giovanni, ecco perché mi confondevo con Corrado, ho detto quello a fianco a te. Giovanni, non più di 30 minuti o è gratis. Questo fu lo slogan che fece Domino's Pizza quello che adesso è Domino's Pizza, perché è straordinario come slogan. A quel punto comincia a desiderare. Bravissimo, io al 30° minuto sto lì che dico, dai, non venire adesso. Cioè è un altro minuto, vai, così. È un po'. È quella cosa proprio che io, l'old brain lo metti a dormire in questo modo, perché hai un orario. Perché? Perché la frustrazione è molto forte dei minuti? Voi dovete anche ragionare. Diventa l'inverso di quella della. Dovete ragionare, perché voi state lì con i vostri amici, pronti a organizzare qualcosa, dovete vedere un film, e se non sapete quando arriva la pizza, la serata non decolla. Dimmi. No, io invece Stefania. Non lavori mai, grazie, perché la pizza, o il bollente o non la mangio. Come? Tu sei proprio calda come se bollente. Anche un po' di questo bollente mi ha fatto. Bollente. Stefania, tu stai parlando di te. Stai parlando di te e stai parlando di un'italiana focosa, diciamo così, rossa. Però nella se, Simona, cosa te la ridi? Niente così. Torniamo un attimo alla serietà, diciamo così. Tu devi fare quando crei uno slogan, devi capire le frustrazioni e l'intensità della frustrazione. Nella scala delle frustrazioni, l'arrivare caldo o fredda arriva dopo rispetto al minutaggio. Lo so perché tu sei un integralista della pizza e quindi se ti arriva qualcosa che non è cioè se non sbaglio nell'ordinazione potrebbe essere quella frustrazione, però dopo non puoi prevederla una cosa del genere, no? quindi ragionate. Allora Stefani, niente, non ti riesci a convincere sulla pizza. No, ma io lo capisco bene, io l'ho detto all'inizio in premessa, il messaggio non arriva a tutti, a te questo messaggio qua non arriverà mai, a te arriverà un altro messaggio, calda come appena sfornata, potrebbe arrivare una cosa del genere, perché calda come sei tu, una cosa del genere, così. Però bisogna capire qual è la tua frustrazione, se la tua frustrazione è la freddezza o la qualità della pizza, io devo insistere su quello, vedi, così. Comunque. Sei troppo gentile, troppo gentile. Un applauso dovete anche però ribadire voi, perché senza una bella classe non posso si fa niente. Dare un'informazione sì. Di più in quanto, sì. Ho in quanto pizzaiolo. Sì. Magari qualcuno potrebbe farla propria. Ho avuto per 5 anni un tipo di attività del genere. Sì. In certi periodi, in certe serate, sì. Per non prendere le ordinazioni si diceva che ci va un'ora, la gente dice non fa niente a sé. Sì. Quindi per dire che. Per dire che ci sta una cosa del genere, basta che tu lo sappia, quello che crea frustrazione, non sapere quando arriva. Guardate tutti, tu lo saprai per esperienza, tutti chiedono, sì ma quando arriva la pizza? Non ti chiedono ma arriva calda la pizza, io non ho mai sentito una persona dire ma arriva calda la pizza, mai. Io non ho mai chiesto se arriva calda, a me non interessa neanche, cioè mi interessa ma perché lo do per scontato che sia calda, lo do per scontato che se ho scelto quella pizzeria dovrà arrivare buona, o no, è così? Nel senso io do per scontato che sia calda, perché arriva semmai con tutto quello che deve arrivare. Però quello che mi non fa decollare la serata è quello che crea in me lo stress e non sapere quando arriverà, l'incognita, l'old brain muore di incognita. Per questo, lo parlavo stamattina con Cienzo, il futuro non esiste per l'old brain, non esiste. Se io dirò farai con questo microfono, un giorno ti sarà utile. L'old brain sta a mangiare ciambelle sulla poltrona. Ci sono 3 tipi di pain, fondamentalmente, finanziari, strategici e personali, e vanno capiti prima di fare la vostra comunicazione. Cosa sono i pain finanziari, secondo voi? Frustrazioni legate all'economica. Io farò questa cosa e perderò dei soldi molto probabilmente, no? La pizza che arriva in tempo meno è finanziario? No. Assolutamente no. Dimmi. Un po' come hanno fatto le banche per quanto riguarda i finanziamenti per le vacanze, cioè ci vanno a mettere la foto della vacanza e poi dicono non ti preoccupare, che problemi risolviamo noi. Può essere finanziario? Assolutamente sì, è in quella direzione va. Però lì lavora su un altro. Non è molto efficace quella pubblicità lì, perché va lì su un bisogno, ti fa vedere la pubblicità e tutto quello. Dovrebbe farti vedere, secondo me, un'altra cosa, cioè tu che non riesci ad andare in vacanza, è io che ti risolvo questo problema. Quella sarebbe più efficace dal mio punto di vista di neuromarketing. I pain strategici, secondo voi, quali sono? Cos'è un pain strategico? Una frustrazione rispetto a una progettare qualcosa, diciamo. Sì. Raggiungere un obiettivo. La pizza che non arriva entro 30 minuti è personale, strategico o finanziario? Strategico. Strategico.
è il modo in cui ci approvvigioniamo anche delle cose, anche quello è strategico. Tutto ciò che ha a che fare con i meccanismi che portano a fare qualcosa è strategico. Se io per esempio, se io dico che arrivare a questo corso sarebbe stato facile perché fuori c'era il parcheggio, se io dico il corso è gratis e c'è parcheggio per chiunque, chi ha quella frustrazione strategica del parcheggio viene qui. Non è tanto il fatto che sia gratis o meno, è quello che colpisce se io ho quel tipo di frustrazione. Quindi quella strategica è quello di approvvigionamento. Ci sono altri elementi, cioè più effetti collaterali provocati. Bravissimo, bravissimo. Più sollevi pain, più tu li allevi e sei appetibile. Quello è il concetto. Beh, qui spiego, frustrazione legata ai soldi, ve ne faccio vedere. Tutto ciò che ha a che fare con la scarsità dei prodotti, le quote di mercato in declino, il rischio di business, diciamo che sono cose un po' più tecniche, ma che hanno a che fare con quello che vi ho detto adesso, e cioè l'approvvigionamento dei prodotti fondamentalmente. E quelli personali, che hanno a che fare con lo stress, che hanno a che fare con l'ansia, che hanno a che fare con tutto ciò che ha a che fare con la persona fondamentalmente. E ora vedremo degli esempi di pubblicità che vanno in queste direzioni qui. Facciamo un'analisi al volo di questa pubblicità, del pain fondamentalmente. Quale pain va a individuare questa pubblicità? Cosa c'è di buono e di non buono in questa pubblicità? Chi ha il colesterolo non può mangiare determinate cose. Però la frutta forma di cuore, la rinuncia. Allora, domanda che vi faccio: è efficace o non è efficace questa pubblicità? Efficace. Efficace. Perché soffre di colesterolo? L'amore verso se stessi. Perfetto. Se non hai problemi di colesterolo, però ti induce assolutamente a pensare che sia salutare. Quello che colpisce in questa pubblicità, anzi, quello che vi chiedo, qual è il pain che individua questa pubblicità? Il pain. Comunque, viene fatta una scelta con gli altri. Quello è, quello è importante. Ma qual è il pain? Voi sapete il pain di chi compra cereali? Qual è? Il fatto di avere una vita salubre. Cioè. Quello è un bisogno, questo è un bisogno, non è proprio una frustrazione. Che non sono proprio molto gradevoli. Che non siano buoni di sapore. Questa pubblicità dice che è buono? No. Forma quindi, del cuore. Che se sbagli i cereali, il colesterolo. Perfetto. La frustrazione quale può essere che compra cereali? Fateci caso, quando andate davanti al bancone cereali, in America è peggio, in America dovete avere un motorino per farvi tutta la scaffalata, in Italia un po' meno. Però quando siete davanti a questi cereali, qual è l'impressione che avete? Di smarrimento? Che siano tutti quanti uguali. Cioè ho difficoltà a capire quale mi può far bene, quale serve alla fibra, quale serve a andare in bagno. L'ha messo al centro, l'ha messo al cuore, ti ha fatto vedere gli altri, ti ha fatto vedere una ciotola che è diversa dalle altre, perché per noi è difficile riconoscere un muesli da un fiocco d'avena, per dire. Allora è il packaging che ti fa vedere. Cosa ti dice quindi? La frustrazione è, per me i cereali non sono tutti quanti uguali. Quindi prima frustrazione, io te la risolvo. Secondo, molto interessante, il tuo colesterolo se ne accorgerà. Perché è efficace una frase del genere? Perché parla all'individuo. Parla all'individuo, parla a te. Parla all'egocentrico dell'old brain, non dice questi cereali fanno bene. I cereali fanno bene, l'old brain non c'è, ma sta dicendo a te, il tuo colesterolo se ne accorgerà. Perché è sbagliata, la pubblicità, l'etichetta sulle sigarette, il fumo uccide? Perché generica, non ti tocca, non la sentirai mai come una cosa che tocca a te. Uccide gli altri, ma non uccide te stesso. Uccide gli altri, non te. Non ci sei tu. Colpisce più i fumatori passivi che quelli. Perfetto. Nella vita si muore. Benissimo, nella vita si muore è troppo generico. Se io ti facessi vedere quella pubblicità, come hanno fatto molte pubblicità di in varie altre parti del mondo, in cui vedi da bene quello che succede, è diverso. Il fumo ti uccide, il fumo uccide, non l'ha messo tanto per metterlo. Più o meno sì. Anzi, è una sfida. È quello di bene. Perché io so che a me non uccide. Allora, è esattamente quello. Qual è la. Cioè bisogna andare a capire qual è la frustrazione della persona per capire come fa smettere una persona di fumare. Bisogna capire quale pain io devo andare a individuare, non certo quella dell'invincibilità, perché chi fuma già lo sa che sta facendo del male. E nonostante quello va avanti. Si gira una barzelletta dove uno dice che provava sempre pacchetti di sigarette, il fumo lo rende impotenti. E lui andava a parlare sul cancro. Dabbè il fumo che uccide. Dove vivi solo il cancro. Ma guarda, che hai detto Vito, una cosa la stavo per dire. Dovremmo andare a colpire altri tipi di frustrazione, ha ragionissimo. Se io andassi su quella frustrazione dell'impotenza, vedete come le cose cambiano. Oppure se io dico che il fumo non ti permette di. Il fumo ti rovina l'alito, fa addirittura più è più efficace di ti uccide. Secondo una ricerca, il fumo crea cattivo odore, è più efficace del fumo ti uccide. Il fumo ti fa puzzare. Ti fa puzzare? Quello è una cosa anche. Alcuni anni fa c'era una pubblicità.
una pubblicità demenziale, demenziale del Ministero dei Beni Culturali, sullo scaricare i film pirata. Tu sei fuori legge se scarichi una delle pubblicità più sbagliate della storia dell'umanità, perché io che scarico e vedo in streaming, io mi sento ancora meglio se perché nella componente di scaricare illegalmente c'è una componente di ribellione giovanile che è fortissima. Se ti dico sei un fuorilegge tu che scarichi, io mi la stai rinforzando quella cosa lì. È molto meglio se tu dici sei uno sfigato, non in questo senso, lo dico così come cosa grezza, prima cosa mi viene in mente. È molto più efficace una cosa del genere che dire sei un fuorilegge se scarichi. È una cosa assurda, una pubblicità del genere. Ora vediamo una pubblicità di grandissimo impatto. Allora, conoscete Erbaria? La marca? No, infatti molto più americana. Sì. Conoscete le tisane? Sì. Chi è che beve le tisane, secondo voi? In generale, ecco, Stefania beve la tisana. Secondo voi, Michael anche beve, però in generale, facciamoci un inquadro di chi beve la tisana. Più che stare rilassato, facciamoci anche un quadro... Una persona socialmente più elevata. Socialmente più elevata, molto probabilmente, giusto quello che dici. Più le donne che gli uomini. Più le donne che gli uomini, perfetto. Più i giovani o più le persone... Giovani. O più di una certa età. Ti chiami, scusa? Come ti chiami? Mezza età. Sì. Maddalena, sei un po' timida, Maddalena. Un po', tranquilla però. Maddalena ha fatto, quando tu hai detto nunzia ai giovani, ha fatto... Ma che senso? Sempre un punto di lei beva solo Red Bull. Non è vero, tu la bevi. Sta cambiando, perfetto. Sta diventando quasi una moda della tisana. Comunque la maggior parte dei ragazzi corretta. Benissimo, perfetto. Chi magari adesso chi per palestra, chi è un Michael, è la tua cosa giusta. Sta diventando una moda ed è secondo uno studio sulle tisane. Assolutamente sì, però dipende come la vedi. Però diciamo negli ultimi 5 anni le tisane hanno cambiato un po' il meccanismo. In America, ora andiamo un attimo in America, l'erbaria aveva un problema molto serio, cioè quello che la tisana non riusciva a passare ai giovani fondamentalmente, era vista molto come una bevanda per un certo livello di classe, per donne fondamentalmente e per donne di una certa età fondamentalmente. Come scusa? Sì, però quello meno, è una nicchia. Il forte del mercato è quello. Perché poi attenzione, scusate, prima di. Quando io vi chiedo qual è la fascia principale, non mi sto dicendo le nicchie, perché poi nicchie ci sono sempre, c'è la nicchia dei salutisti, la nicchia dei giovani di tendenza. Io parlo del grosso, non il cluster grosso. Vedete l'erbaria cosa ha fatto alcuni anni fa, creando questa pubblicità che ha in qualche modo cambiato il modo anche di vedere in America questo tipo di bevanda. Vedete questa pubblicità particolare. Sconvolta l'America quando uscì e che ha rivoluzionato per il modo di vedere la tisana. Quello che diceva Michael, la tendenza si è invertita, non è detto che solo questa pubblicità l'abbia invertita, però si è invertito il modo in cui si comunica. Secondo voi è efficace o no questa pubblicità? Sì, per i giovani. Perché secondo voi l'erbaria decide di fare una pubblicità del genere? Qual è il pain che solleva? L'ansia, però non solo quello, cosa sta facendo? Sta creando attenzione. Sì, sta rompendo uno schema e quindi crea attenzione. Perché la scelta di questi personaggi, secondo voi? Horror, sono horror. Creano tensione e quindi automatico. Delle paure ancestrali, no? Paure legate. Dimmi. Una risoluzione alla paura. Sì, lei porta una soluzione alla paura, però questo è un messaggio più subliminale in questa pubblicità. Crea un contrasto anche molto forte. Ma quello che fa fondamentalmente dice la forza dei bere erbaria è cool. Perché ti fa vedere un grande montaggio dei personaggi molto, molto legati all'immaginario collettivo americano. C'è Pennywise, il pagliaccio, c'è l'Leatherface di Non aprite quella porta, c'è il Nosferatu, sono familiari. Sono però personaggi della cultura giovanile tipica, no? Perché l'horror in Italia è un po' meno diffuso, ma in America tra i teenager è l'horror, non c'è altro. Scusa Michael, dici. Se io devo parlare della tisana, sì. Qualche tempo fa, bere la tisana per un ragazzo era quasi una sorta di tipo sfigato. Bravissimo, esattamente quello. Da quando poi sono uscite determinate pubblicità, ti fa vedere come bere la tisana sia, ti rende forte, oltre che piacevole tutto, per gente che magari ha qualcosa in più. Perfetto. Che poi si è andata ad abbinare, infatti, anche in molte palestre, per chi fa sport, te la consigliano. Sì, sì. E anche per una questione di economia, molti fanno dei patti con delle palestre, vendendo le palestre stesse, sì, un tipo di tisana. Sì. Anche con la pubblicità non fa altro che dire ragazzi,
se avevate quella paura di sembrare sfigati. Allora, Michael, hai risposto alla mia domanda. Quando ho detto quella frustrazione di compro una tisana, il pain è quello, sono sfigato. Immagina che io vado da una ragazza, immagina cosa pensa, può pensare un ragazzo. Vado alla ragazza, che hai fatto ieri sera? Ho bevuto una bella tisana di finocchio. Questa roba qua, diciamo così, che non è che ti fa fascino, no? Immagino, non è proprio voi cercate l'uomo che... A te sì, vedi? È perché adesso la tisana è più chic. Però fino a qualche anno fa, come dice giustamente Michael, chi beveva la tisana? L'effetto muda, sì. Come dire, bypassa di quanto poi il Lord Brain. Bravissimo, ha detto una cosa che si chiama, è una delle regole del marketing, si chiama la regola della approvazione sociale. E cioè, lo vedremo dopo, però è una scorciatoia, si chiama proprio scorciatoia, sono due scorciatoie dell'Old Brain, il principio della scarsità e dell'approvazione sociale. Quella della, che si chiama della moda, in cui gli altri fanno qualcosa, quindi se lo fanno gli altri deve essere buona, è una scorciatoia per l'Old Brain. L'Old Brain, cioè, dice, se tutti quanti in questa sala, in questo momento, pensano che il corso funziona, io Old Brain, per non sentirmi da parte, perché essere da parte significa consumare più energie, perché andate un attimo nella storia primitiva, se un uomo non viveva insieme agli altri era più facilmente in pericolo. Quindi questo, alla base della moda c'è ancora una volta una cosa antropologica, un elemento antropologico e biologico. Stare con gli altri per me è più rassicurante, mi salva fondamentalmente, perché stare da parte in qualche modo ha un consumo di energia maggiore. Un anticonformista è uno che deve lottare molto di più, no? Nella vita l'anticonformista deve lottare di più rispetto a chi si conforma alla moda degli altri. Allora questa dell'Old Brain c'è questo principio molto forte dell'approvazione sociale che ti permette, come detto giustamente, di bypassare l'Old Brain egotico, diciamo così. Questa è una società straordinaria, ha fatto lievitare del 30% le vendite della Herbarium. Così è il ciclo della vita. Sì. Può funzionare, certo. Cioè, a livello finanziario sì. Sì. Dopo vedremo delle pubblicità, tipo Vodafone ha giocato per molto tempo sull'approvazione sociale. Siamo tutti una famiglia, poi c'erano Totti e Gattuso che fanno parte di quella famiglia e facevano le cose insieme a noi. Quindi se io sono nella stessa famiglia di Totti e Gattuso, allora sono uno che vale. Oppure Perché tu vali? Vabbè, poi lo vediamo, Perché tu vali è una pubblicità straordinaria in questo senso qui. Allora, secondo voi Herbaria, così l'abbiamo appena visto, che tipo di pain va a individuare, secondo voi? Strategico, finanziario o personale? Personale, assolutamente personale. Come diceva Michael, se io bevo la tisana sono sfigato, se io bevo questa tisana sono cool, è personale, non c'è niente di strategico, non c'è niente di chiaro. Allora, vedete questo bel dottorino. Uno dei problemi, allora, facciamo un attimo un riassunto di quello che abbiamo detto. Uno dei problemi più gravi che possiamo avere a livello di comunicazione è che noi vogliamo vendere troppo presto. Immaginate che voi andate da un dottore, aprite la porta, vi sedete sulla sedia e lui vi dice, ok, prenditi una bustina di occhi. Tanto va sempre bene. Non è affidabile. Vi fidate di un dottore che senza sapere neanche cosa avete vi dà l'occhi? No. E stranamente noi come esseri umani facciamo questo errore continuamente. Lo dico anche spesse volte ai ragazzi, che voglio conquistare una ragazza, perché ora su Social Maglio, la mia pagina, mi scrivono tantissimi ragazzi, come devo fare con questa ragazza, come se fossi il mago dell'amore, ma non sono dottor Stranamore. Comunque, mi chiedono queste cose. Ma un solo consiglio posso dare. Non vendetevi troppo presto. Cioè non state lì a dire quanto siete grandi, quanto siete buoni, quanto siete forti, ma cercate di capire dall'altra persona di cosa ha bisogno, quali sono le sue frustrazioni, e cercate di alleviare quelle frustrazioni. È un... con mia moglie ha funzionato. Tanto mia moglie, io vi dico, a parentesi apro e chiudo, come io l'ho vista in un film mia moglie, l'ho vista sullo schermo, ho detto questa donna me la devo sposare, non mi interessa quanto tempo ci vuole, mi devo sposare questa. Dopo 2 anni di corteggiamento serrato di neuromarketing, e vai, ma di brutto. Comunque, ok, un'altra cosa importante è diagnosticare l'intensità del pain, cioè diagnosticare quanto sia più intenso uno rispetto all'altro. La pizza di cui diceva Stefania, sicuramente tra i pain ci può essere quella della pizza caldo, della pizza buona, ma a livello statistico, a livello di media, a livello di ricerca, è meno probante, meno imponente rispetto a quando arriva la pizza e così via. Quindi l'intensità. Come va il vostro livello di stanchezza in questo momento? So che comincia ad arrivare, eh? Vedo delle facce che stanno... Comunque, fa un po' caldo. 20 minuti. Fa un po' caldo, quello è vero.
Una cosa importante che voglio dirvi e che è fondamentale è che voi dovreste, se volete vendere qualcosa anche voi stessi, creare il senso di urgenza, creare l'idea che se non la fate quella cosa dopo un po' non la potete fare mai più. Chi di voi ha, forse siete molto giovani, quindi ve lo chiedo lo stesso, chi ha esperienza dei venditori di folletto nella scopa, quella elettrica? Tutti? Voi no, un po' meno forse, voi ragazzi, ma pure lo conoscete. I venditori del folletto, alcuni di loro che studiano, molti di loro nel marketing anche, devo essere sincero, alcuni di loro sono molto bravi e sanno che non devono uscire da quella porta finché non avete firmato. Cosa fanno quelli che vendono il folletto? Io ho creato gli store, non ho scritto dopo. Però io ho usato mia moglie come cavia per vedere come funzionava il venditore di folletto. Ho fatto entrare questo venditore di folletto e ho visto quello che faceva. Ed è stato, l'ho visto la sua intelligenza, nel modo in cui ho osservato le cose, no? Ha visto che c'era un cane in casa, noi abbiamo un cane, pure bello peloso. Allora ha capito che la frustrazione quale può essere? I peli del cane. Allora non ha detto nient'altro, ha detto: ah, che bel cane, immagino quanti peli, eh? Mi moglie là così, ta! Vero, sì, c'ho un sacco di peli. E poi si è guardato dentro, è già fatta. Cioè, ora se avessi venduto un'astronave che toglieva i peli, lei avrebbe comprato l'astronave che toglie i peli. Già l'ho visto, mia moglie, ho detto, beh, già ero pronto a prendere e mettere la firma. Quindi osservazione della frustrazione, fagliela vedere. No, lui ha preso il cane, poi è andato lì sul divano. Ah, ecco, vedo dei peli qui. E poi ha cacciato questo, oltre il folletto, ha cacciato questo, si chiama picchio, ho capito, si chiama picchio, che leva i peli. Non vi dico, non ve la porto molto lunga, ma dopo un'ora e mezza avevamo un nuovo folletto, noi già avevamo un altro di folletto, questa è una cosa bellissima. Dopo un'ora e mezza avevamo un altro folletto. E quello che ha, ma quello che voglio sottolineare, al di là dell'osservazione, del creare il pain, non ha detto il folletto è meraviglioso, il folletto vi pulisce tutto, il folletto vi salverà, non ha fatto quello. Ha preso una frustrazione, un pain, l'ha messo in evidenza fortemente e ha trovato la soluzione. Quindi da quel momento in poi mia moglie non poteva fare più a meno del folletto, avrebbe fatto a meno di me ma non del folletto. Allora cosa ha fatto questo, però, questo tipo? Perché poi mia moglie dice, beh, costa 1300 euro, un po' tanto, ora ci pensiamo. No, non dovete pensarci. Cioè, se noi diamo tempo alla persona di pensare, quella persona entrerà in gioco altri meccanismi, entra la parte razionale, che ti dirà, vabbè, costa troppo, se lo prenderò un altro momento, e alla fine non lo comprerà. Ce l'ho già, bravo. Allora loro cosa ti dicono? No, se lo prende adesso e non lo prende domani, avrà in offerta anche tutto praticamente, ti regalano tu anche il cane se volevi, c'è anche un cane con i peli, anche un sacchetto di peli che puoi utilizzare. Quindi fanno in modo che tu devi firmare subito, cioè creano il senso di urgenza. Per farvi vedere in modo ha giocato il senso di urgenza la pubblicità, molte volte lo fa, vediamo la pubblicità di Costa Crociere, prima di Schettino, nel pre-Schettino, diciamo così. Anche dopo Schettino. Dopo Schettino, la Costa Crociere è stata intelligentissima, tant'è che Costa Crociere adesso vende più crociere del primo Schettino. Ed è straordinario se uno pensa a quello che è successo. Perché hanno fatto una cosa molto... Prego. Ma poi dico, poi sì, poi vi ricordo. Mi sembra di capire che c'è diciamo, una contrapposizione. L'urgenza da una parte, prima e l'ascolto. Il medico dice devi andare, non devi avere... quello lì è il vendere troppo presto. Cioè io fornitore di folletto, entro e dico compra il mio folletto, perché il folletto è un grande, quello lì è finita, non lo comprerò più il folletto. Quindi bisogna incastrare. L'urgenza è diversa dalla velocità di vendita. L'urgenza è creare il senso che tu non puoi fare a meno di quella cosa, no? Non vendere subito qualcosa. Quindi come se torniamo al dottore, l'urgenza dov'è? Di prendere l'occhio da stasera, perché da domani sarai morto. E io prendo l'occhio subito, no? Immagino. Questa è l'urgenza, anche due. Questa è l'urgenza. Invece se io entro e dico prenditi l'occhi, e questa invece è la velocità di vendita, che è una cosa diversa. Allora, Costa Crociere, tra l'altro, ha fatto una cosa molto intelligente. Dopo Schettino, se ci fate caso, ha eliminato completamente ogni tipo di pubblicità, è sparita. È stato in silenzio, non ha fatto dichiarazioni, non è uscito con comunicati, niente. Costa Crociere nel dopo è sparita, come se non esistesse più. L'ha fatto per un po' di tempo, è arrivato quello che è il classico oblio da consumatore, diciamo così, dopodiché è tornata alla carica con la sua forza di prima. Vediamo questa pubblicità di alcuni anni fa. Guardatela per bene, vedete tutti gli elementi come sono stati creati in questa pubblicità. Una pubblicità di un'efficacia pazzesca, tant'è che Costa Crociere, non a caso, con la sua pubblicità, è il leader delle crociere in Italia. Prima cosa che vi voglio chiedere, perché è diventato un case history, è diventato un caso che si studia, lo slogan della vacanza che ti manca? È uno degli slogan più importanti della storia della pubblicità italiana, incredibilmente.
anzi lontano incredibilmente. Non riuscirai mai a farle tutte, quindi... E cosa, perché l'accessibilità del prezzo relativamente? Perché il tempo... Dovete ragionare in un altro modo, allora dovete imparare, questi due giorni devono servirvi a una cosa, devono servirvi a farvi ragionare in maniera diversa, dovete ragionare sempre a livello di pain. Qual è il pain di chi fa una vacanza? Una qualsiasi vacanza. No, quello è il bisogno. Questo è il bisogno. Questo è sempre un bisogno, mi colpisce, io voglio una cosa che mi colpisca, ma la frustrazione di chi... Quello che non puoi fare. Quello che non hai. Più o meno... Non trovare forse, ok, giusto quello che dici, ma questa non è la vacanza che ti manca, questa è la pubblicità che abbiamo visto. Io vorrei sapere un attimo lo slogan, la vacanza che ti manca, quale frustrazione va a individuare? Che non sia lui, che non sia quella che ti vuole raccontare. Non riesci a farla. Al di fuori del comune. Che mi manca, io torno a... La vacanza che ti manca ha un doppio significato, no? Doppio. Quali sono i doppi significati? Quali sono? Infatti io appena ho visto la pubblicità ho pensato che una volta che hai fatto la vacanza poi ti manca quello. Brava. Brava, la nostalgia di quello che hai fatto. Mi manca. In più, che loro piangevano sì, nella vasca da bagno. Quella è stata straordinaria la pubblicità. Quella lì è ancora più evidente la pubblicità rispetto a quella che abbiamo visto. Allora, la vacanza che ti manca, come diceva... Grazie. Ah, non me l'hai mai detto questo? Non me l'hai detto? Ah, ecco, dicevo io. Grazie, quello che diceva Grazia, giustamente, c'è un elemento di nostalgia. La vacanza che mi manca, c'è qualcosa che io ho fatto e che vorrei rifare. Qual è una delle frustrazioni di chi fa le vacanze allora? Torniamo un attimo indietro. Tornare a casa. Che è troppo corto. Troppo corto. La stanchezza del viaggio. Non potete la stanchezza. Più o meno sì, anche questo. Ma una delle. Telefono a porta. Cosa facciamo quando andiamo in vacanza noi? Tantissimo. Cosa facciamo? Non tutti. Se tu vai in Islanda. Che si fa però tanto? Bravo Fabio, fotografia a manetta. Perché facciamo fotografia a manetta? Perché siamo diventati tutti giapponesi? Perché noi abbiamo una frustrazione tremenda, che le esperienze passino. Questa è la maledetta frustrazione di chiunque sceglie una vacanza. Io spendo dei soldi, vado in un posto, voglio che quella maledetta vacanza venga ricordata per sempre. Non c'è di peggio che andare in vacanza e litigare la propria ragazza o la propria moglie, per esempio, perché significa che hai rovinato tutto e non sarà un bel ricordo. Io voglio un ricordo. Allora, quando io ti dico la vacanza che ti manca, ti sto dicendo qualcosa che tu non dimenticherai mai più. Ecco, perciò quella donna piange nella vasca, perché ricorda qualcosa di un'esperienza. Chi compra una vacanza non compra andare in un posto, compra un'esperienza. E chi compra un'esperienza vuole che quell'esperienza duri il più lungo possibile. Allora perciò facciamo foto, video e così via. Questo slogan va in quella direzione lì, nella direzione di farti mancare qualcosa. In più c'è anche quello che non hai ancora fatto. Qual è un'altra frustrazione di chi va in vacanza? Quale può essere? Non tutti hanno questa esigenza, questo è poi un bisogno più che altro. La paura che non ti piace. Più o meno. Una delle frustrazioni è che io faccia un'esperienza che mi manchi qualcosa nella vita. Io cerco di, in tutta la mia vita, io cercherò continuamente di riempire dei buchi, quello che si chiama horror vacui, no? Che Aristotele chiama horror vacui, cioè l'orrore di scomparire e non lasciare niente di me. Allora, la vacanza è uno dei modi che noi abbiamo, infatti, perché queste maledette persone su internet, su Facebook, non fanno altro che mettere foto di loro in spiaggia, che si divertono, le cose così, i selfie, più sei al freddo, loro più ti mettono queste foto di loro che sono al mare. Ci avete fatto caso? Quelli che vanno al mare devono farvi vedere quando sono stati contenti, perché quello fa parte dell'essere umano, questo far vedere che loro hanno delle risorse che voi in quel momento non avete, è psicologico, è inconscio, ma c'è questo elemento. Quindi la vacanza che ti manca viene a riempire questo buco qui, perciò è efficace. Torniamo un attimo a questa pubblicità invece. Che cosa vi dice? Perché può essere efficace? Prenota subito. A chi si rivolge innanzitutto? Secondo voi? Ai giovani. Più o meno. Ai lavoratori. Quali tipi di lavoratori si rivolge? Di un certo livello. La crociera è qualcosa che va comunque, è percepita come costosa fondamentalmente. Cos'è che funziona la di neuromarketing secondo voi? Andiamo là e poi andiamo avanti, perché potrebbe lungo analizzarla tutta. Ok, quindi finanziario. Prima, bene. Risparmio. Cioè, fatto caso, parla a voi, prenota subito, non fare, sta parlando a te, non parla in generale. Quindi ancora una volta il tool in medesimazione. Non permettere ad un altro. Perché se... indicare quei risparmi che certo che hanno accumulato, assolutamente. Però perché. Dimmi Fabio, vai. No, non so, secondo me è una questione di
Bravo, ecco, quello stavo dicendo adesso. Primeggiare. Come dire che il vicino di casa è andato in crociera e tu non ci sei andato. Perfetto. La frustrazione di chi fa una crociera è quella che gli altri non lo sappiano. Io la prima cosa che faccio non dico vado in vacanza, vado in crociera. Vedete, non dico vado in vacanza, dico vado in crociera, perché la crociera è uno status symbol. Quindi io primeggio. Allora lui, lei dice, la voce dice a un certo punto, non permettere ad un altro di prenotare prima di te. Tu devi primeggiare. Chi primeggia in qualche modo? Esattamente quella. Sì. Ora non solo ricorda la solitudine della vacanza che ha fatto, che ha svolto, ma anche quella vacanza che esce fuori dallo status normale. Sì, sì. Quello dicevo, l'esperienza. Esattamente. Collezionare l'esperienza. Sul mare e vivere una vacanza sulla casa galleggiata. Assolutamente sì. È quell'esperienza che ti mancava, no? Ti manca l'esperienza di fare qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto del giorno. A chi si rivolge? Donne o uomini, secondo voi di più? Uomini o donne? Questa pubblicità nello specifico. Famiglia, avete visto le famiglie in questa pubblicità? Perché in crociera vanno a volte le famiglie, però questa pubblicità che si rivolge ad un altro tipo di pubblico, alle donne in particolar modo. Perché? Qual è la frustrazione della donna che va in vacanza? Attenzione, questo è importante. Che hai tutto in una dimensione. Questo è il bisogno. Bravissimo, bravissimo. Il quotidiano, non staccare dal quotidiano. Immaginate voi andate in vacanza e una volta in vacanza dovete lavare i piatti, lavare per terra, fare i letti. Vi piacerebbe una vacanza del genere? No, è frustrante. Allora cosa vi fa vedere a un certo punto? Lei stravaccata sul arriva lei, lui che è tutto bello pimpante, pure un bel giovane, che gli porta questo vassoio pieno di roba. Vi sta facendo vedere un pain proprio, un pain, una soluzione di un pain. Non devi fare più nulla, ci saranno i camerieri che lo faranno per te. Quello dice la pubblicità. Un po' quella dei villaggi turistici. Sì, esattamente quello. Allora qui, non vorrei andare molto lungo perché c'è un'altra cosa da far vedere. Sono pubblicità molto interessanti però da vedere, non so se... Che ore sono? Vabbè, mi spiace non far vedere queste pubblicità, sono molto carine. Andiamo però a due... Una ve la devo far vedere perché una è molto raffinata, della Coca-Cola, che tra l'altro io amo. La popola Coca-Cola amo. Ma ti aspettavi che noi dicessimo torna alla Coca-Cola? No. non siete molto amanti della Coca-Cola, però questa pubblicità è molto, molto geniale. Voi conoscete la Coca-Cola Zero? Sì. Ok. Qual è la frustrazione legata alla Coca-Cola Zero? Quale può essere la frustrazione? Che non abbia lo stesso gusto. Benissimo. Che non sia la Coca-Cola. Che non sia la Coca-Cola. E questo l'hanno risolto facendo la Coca-Cola Zero. Ora però la Coca-Cola è andata oltre. E da un po' di tempo, da un annetto, ha creato un altro tipo di Coca-Cola, si chiama Coca-Cola Life, che ancora non c'è in Italia. È sperimentata per adesso solo nei paesi latinoamericani, Messico, Cile, Colombia, Venezuela. Si sta sperimentando lì, poi si vedrà se portarla in Italia o meno. È una Coca-Cola verde, perché dentro non c'è... Cosa c'è nella Coca-Cola Zero? No, caffeina c'è. Però cosa c'è come dolce? Cosa c'è? C'è zucchero? No, aspartame. Aspartame. Che fa molto bene al cervello, secondo alcuni studi. Non voglio parlare molto. Però diciamo che la frustrazione potrebbe essere che... della Coca-Cola Zero, quale potrebbe essere la frustrazione della Coca-Cola, di chi compra Coca-Cola Zero? Che non è salutare, la Coca-Cola Zero. Che è vero che non ha calorie, però ce l'ha spartana. Allora Coca-Cola ha creato un nuovo Coca-Cola, che è Coca-Cola Life, che è dentro la stevia, non so se voi conoscete, che adesso va stando anche molto forte. Vediamo questa pubblicità, che è molto complessa, non complessa, ma deve essere capita, e vediamo un po' se riesce a raggiungere il risultato dovuto. Gordon... Bella, divertente, che prende. Qual è il concetto? Perché la Coca-Cola fa questa pubblicità? Dice che però perché un strappo alla tua naturalezza? Perché con questa Coca-Cola Life? Ho dovuto avere un effetto contrario. Mm-hmm. Un altro bambino, altri problemi, quindi... E invece? Invece la Coca-Cola. Per non avere paura delle cose. No. No. Temo di non aver capito, ma alla fine... Un altro test di gravidanza, quindi un secondo figlio. Lui sembra che urla di disperazione e invece è contento. Che cosa significa? Cos'è questa pubblicità? Cerchiamo di capirla. Vabbè, intanto la spartana e non
si può mangiare, non si può prendere quando comunque sei in gravidanza. No, lo dico a mia moglie questo, perché sta prendendo. L'aspartame non è indicato. Non è indicato, lo sa bene, infatti lei non sta bevendo. Infatti comincia proprio col discorso della gravidanza. Fa parte della tua vita. Fa parte della tua vita. La quotidianità. Ma le cose neuromarketing della quotidianità, è giusto. Che cosa significa questo però col neuromarketing, con il pain, con il bisogno? Questo è un sottotesto, potrebbe essere, ma... Ricorda un sapore ancestrale. Che qualcosa fa parte della vita. Interessante, ma sì. E questo significa però, fa parte della vita. La continuità con col vecchio. Che rimane sempre lì, invariata. Dalla linfa alla vita. Eppure, no, varia, questa è nuova. I più belli della loro vita. Ma funziona a livello di neuromarketing una cosa del genere? È sempre presente. Cioè, allora, voi vedete, allora, avete... Fate voi da cavia, fate voi da cavia. Alla quotidianità, no? E quello è perfetto. Quindi è una cosa di 7 anni. Sì, anche, un attimo, fate un esperimento, diventate un attimo voi, cioè voi siete stati gli spettatori. Che tipo di feeling vi ha lasciato? Che tipo di mood vi ha lasciato? Che dia, ritorno alla felicità. È positivo, quindi, è positivo per te. Sì, perfetto. Nel momento in cui la beve, ritorna sul tipo. Molto bene. Sì, da brio, da... Bere, ok, perfetto, ecco, allora siamo arrivati al punto. La Coca-Cola è una frustrazione, cioè la Coca-Cola fa male. Quando vado a comprare la Coca-Cola, una delle prime cose ti dicono la Coca-Cola fa male. Perciò, quindi quella è la frustrazione. Se la può bere una donna incinta, la può bere chiunque. Perfetto, se la può bere chiunque. Ed è vicina, se la può prendere la donna. E poi incinta, è quotidiana. Come se dice, il sottotesto è come se dicesse un bambino è un disastro. E ti rompe quello, non ti fa fare sesso, e non ti fa correre nel prato però insieme agli altri. Però ti dà emozioni. Allora Coca-Cola può far male, può non essere il massimo della naturalezza, però sta lì, però fa parte della tua vita, però non ne puoi fare a meno, però è brio, però è felicità, però è allegria. Ecco cosa dice questa pubblicità, in maniera molto sotterranea. È una pubblicità geniale, perché va a prendere la parte emotiva e inconscia di noi, che ci porta a dire: è naturale la Coca-Cola, è giusto che ci sia. Una battuta, se tagliano la parte finale la possono usare per il controllo delle nascite. Ah sì, effettivamente sì. Infatti quando lo vedevo questo ogni volta mi spaventavo. Ora fa un come? Sì, ho avuto modo di assaggiarla comunque, devo dire. Un po' strano. Allora, chiudiamo la parte sul pain con due citazioni, due libri molto interessanti che se vi interessa potete dargli un'occhiata. Una, questa non è molto facile da trovare, Come pensano i consumatori. È un testo molto interessante, tra l'altro di un grande docente dell'Harvard Business School, quindi una persona seria, non un mago così. E lui dice una cosa interessante. Gli uomini di marketing necessitano di metodi che vanno al di là di una risposta prontamente articolata di un consumatore. Cioè, dice praticamente Zaltman, non è che a te serve qualcosa e ti devo vendere questa cosa perché hai un bisogno. Non è quella la cosa importante, questo è il vecchio marketing che faceva così. Quello che è davvero importante è arrivare al loro pensiero inconscio. Quello che abbiamo fatto noi oggi, fino adesso in queste 2 ore, stiamo cercando di andare ad arrivare all'inconscio delle persone, a capire quali sono le frustrazioni, quali sono i bisogni che neanche sappiamo che siano bisogni. E ancora più bello un libro sul neuromarketing, uno dei libri fondamentali del neuromarketing, che chi vuole approfondire non può non leggere, di Martin Lindstrom. Quante più aziende conosceranno i nostri bisogni e i nostri desideri inconsci, tanto più utili potranno essere i prodotti che potranno mettere sul mercato. Questo è il senso del pain come visto da Martin Lindstrom, cioè conoscere il desiderio inconscio. Vi faccio un ultimo esempio e poi credo che dobbiamo andare. Più o meno, sì. Una delle... Per capire come funziona il nostro cervello a livello di pain e cose del genere, immaginate dovete comprare uno spremi agrumi. Andate in un negozio, Euronics, MediaVolt, fate voi quale. State lì e trovate di fronte un grande scaffale di spremi agrumi. Voi quale comprerete alla fine? Cerchiamo un attimo di immaginare, voi siete pubblicitari ma siete anche consumatori. Quale comprerete? Quello che, scusami? Da sola. Bravi, tu sei la tipica pigra che non vuole fare nulla. Allora, comodo da pulire dopo. Comodo da pulire, ma Marilu sei tu, vero? No? Mirella. Chi è Marilu? Io. Ecco, Mirella Marilu, ok. Allora, per Mirella, più carino come
come design. Allora, vedete, ognuno di voi sta dicendo una cosa diversa. Mirella dice vuole quello comodo. Se io, Mirella, entro da Euronics e trovo questo grande cartello che dice lo spremiagrumi che fa tutto da solo, tu devi soltanto mettere l'arancia. Mirella, da verso questo, come andasse verso le tavole di Mosè, le tavole dei comandamenti, va lì, prende lo spremiaglumi senza neanche leggere il prezzo e se lo porta a casa. Perché? Perché la frustrazione di Mirella è che lo spremiaglumi è troppo noioso da pulire, devi staccare, di tanti pezzi, e quello prenderà lei. Maria invece ha detto adesso quello più carino esteticamente. Lei ha un altro tipo di frustrazione, che semmai è una bella cucina, tutta molto bella ordinata, grande cura, ed è bella, è vedete. Poi lei è una celebrale, quindi tende anche a avere le cose abbastanza in ordine, vuole che le cose funzionino in un certo modo. Quindi non può prendere lo primo spremiagrumi che trova, quello che ha preso Mirella, che semmai è bruttissimo, fa tutto da solo. Lei prenderà quello che... colorato, quello chic, colorato, che si mette il colore con lei. Allora, se il messaggio, che messaggio potremmo mettere per quello di Mirella? Di Maria. Adatto alla tua cucina. La convince a Maria? Maria ti convince? No. Non tanto. No. La tua cucina. È l'ultimo. Cosa possiamo fare per convincere Maria a prendere quello spremiagrumi? Disegnato da... Ecco, bravo. Disegnato da può funzionare. Disegnato da Stark. Da Renzo Piano o da chi vuoi. Questa cosa qui, vedete come se voi vedeste gli occhi di Maria, hanno cominciato a scintillare di... Come ha detto Stark. Dov'è Stark? Questo è la frustrazione del pain. Ancora, quali altri elementi potrebbe... Voi cosa comprereste? Che tipo di spremiagrumi comprereste? Quello di pasta. Quello più piccolo, perché ovviamente hai la frustrazione in casa, non sai dove mettere più la roba. Vedi, brava. Allora, se tu hai in questo era molto semplice, mi ha detto. Se vedi questa scaffale e vedi questo spremiagrumi così, che da solo da tipo Transformer, che prima è così e poi diventa gigantesco, per te è perfetto, perché tu premi un bottone e diventa piccolo così. L'ho venduto, costa 300 euro, te lo compri, Marilu, tranquillo. Per esempio, una delle frustrazioni che ha, io sempre come cavio uso mia moglie, se andiamo là, già capisco quale potrebbe prendere. Lei ha la frustrazione, come? Ha preso, lei ha una frustrazione tremenda, non so chi di voi l'ha, lei è una malata in questo senso, non le piace la polpa dell'arancia Allora, tu ti chiami, scusa? Alessandra, a te di tutti i messaggi che abbiamo detto fino adesso, interessa fino a un certo punto, ma se arriverà quello che dirà liquido come l'acqua, cosa del genere, tu stai lì che te lo compri, vedete, nessuno di voi ha detto il prezzo quando è che conta? Quando devi fare un regalo a qualcuno, andate lì, quello che costa meno, questo è il regalo. Lord Brain si interessa della polpa, la cosa 24 euro. Ma se porto la cosa, brava. Proprio la tipica, voglio fare un pensierino. La nuova, non so se volevo usare questa cosa. Voglio fare un pensierino, perché poi il pensiero è già una cosa grossa. Il pensierino fa capire al venditore esattamente cosa dovete prendere. Quindi il pensierino, prendete quello lì di plastica che fa tanta di polpa dentro, che si lava con, che non è neanche elettrico, devi spremere tu. Quindi allora, per concludere questa prima parte della giornata sul pain, vi è chiaro cos'è diagnosticare il pain? La frustrazione, non il bisogno, dimenticate la cosa del bisogno. Stasera quando andate a casa, fate un esperimento, guardate qualche pubblicità e provate ad analizzare come funziona il pain lì dentro, e questo è un primo passo. Certo. Spot pubblicitario televendita. Sì. Ha un'efficacia da questo punto di vista... Mi piace che tu anticipi sempre le cose, è una cosa bella. La televendita, no, perché la televendita fa parte di un altro punto, che non è il pain, ma il gain, dimostrare il valore di qualcosa. La televendita serve a quello, a dimostrarti che quell'oggetto funziona. Sono differenti, molto differenti. Infatti hai visto, hanno linguaggi diversi poi. Tutto bene la prima parte della giornata? Certo. Contenti, annoiati, tranquilli? Contenti. Mangiate poco? Molto. 14:30 ci rivediamo, riprende la diretta streaming pure, e qui rimane aperto comunque il luogo, quindi c'è un bar qui, se volete rimanere potete rimanere, ok? Quando è tranquillo.